Conte andrà in Europa, mani vuote, non fa sconti Salvini. Il decreto semplificazioni è una scatola vuota, attacca, di fatto privo del via libera del Consiglio dei Ministri. E il decreto rilancio aggiunge, durante un tour in Toscana, è fermo alla Camera senza coperture. Basta chiacchiere, basta annunci del governo. Per semplificare bisogna azzerare il codice degli appalti modello Genova. Bisogna riempire l'Italia di gru e di cantieri, liberare il lavoro, esattamente il contrario di quello che sta facendo, ahimè, questo governo litigioso e confuso. Nel decreto rilancio nessun sostegno a lavoratori e imprese, a chi si trova improvvisamente in difficoltà alla fondo di Fratelli d'Italia. Questi signori di sinistra, dice Meloni, devono capire che la ricchezza la creano le aziende. Conte prende atto che la maggioranza non esiste più, interviene Forza Italia. Dopo il vertice di governo durato tutta la notte, il decreto semplificazioni viene approvato con la ridicola formula salvo intese. Il governo continua a litigare, il decreto semplificazioni ancora non è pronto, il decreto rilancio è impantanato in Parlamento. Così si condanna il Paese all'immobilismo. L'impatto dei mesi di lockdown sull'economia europea è stato più